It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. partecipare. Ricevevo molta posta da tutto il paese, per la maggior parte era di gente che non conoscevo neppure. Si trattava per lo più di militanti neri, sia liberi che in prigione. Ricevetti anche qualche lettera piena d'odio e qualcuna da parte di gente religiosa che stava cercando di salvare la mia anima. Non ero in grado di rispondere a tutti perché ci permettevano di scrivere solo due lettere la settimana, soggette a ispezione e censura da parte delle autorità carcerarie. E comunque mi era difficile scrivere. Ero paranoica rispetto alle lettere. Non potevo sopportare il pensiero che la polizia, l'FBI, le guardie, chiunque potesse leggere le mie lettere e penetrare nei miei sentimenti e nei miei pensieri. Ma vorrei scusarmi sinceramente con tutti coloro che sono stati così gentili da scrivermi in questi anni e che non hanno ricevuto risposta. Ho passato il mio primo mese nel carcere della contea del Middlesex impegnata a scrivere. Evelyn mi aveva portato dei ritagli di giornale ed era ovvio che la stampa stava cercando di incastrarmi, di farmi sembrare un mostro. Secondo loro, io ero una criminale comune che se ne andava in giro a sparare ai poliziotti tanto per farlo. Dovevo fare una dichiarazione. Dovevo parlare alla mia gente e spiegare di cosa si trattasse, da dove saltavo fuori. Mi sembrò di metterci un'eternità a scrivere la dichiarazione. Volevo registrarla e dovetti ricorrere all'aiuto di Evelyn come mio legale era assolutamente contraria e mi consigliò di non fare la registrazione. Ma come donna nera, che viveva in America, Evelyn capiva perché fosse importante e necessario. Quando il pubblico ministero venne a sapere della registrazione, tentò di toglierle la causa. La corte le ordinò di non portare mai più un registratore con sé quando mi veniva a trovare. Registrai la dichiarazione alla mia gente il 14 luglio 1973 e fu trasmessa per radio da molte stazioni. Ecco cosa dissi. Fratelli neri, sorelle nere, voglio che sappiate che vi amo e spero che in qualche parte del vostro cuore abbiate dell'amore per me. Il mio nome è Assata Sakur, nome da schiava. Joan Chesimard e sono una rivoluzionaria una rivoluzionaria nera questo significa che ho dichiarato guerra a tutte le forze che hanno violentato le nostre donne castrato i nostri uomini e tenuto i nostri figli a stomaco vuoto ho dichiarato guerra ai ricchi che prosperano sulla nostra povertà ai politici che ci mentono con il sorriso sulle labbra e a tutti i robot senza mente, senza cuore che proteggono, proteggono loro e le loro proprietà. Sono una rivoluzionaria nera e in quanto tale sono una vittima di tutta la rabbia, l'odio e l'infamia di cui è capace l'America. Come con tutti gli altri rivoluzionari neri, l'America sta tentando di linciarmi. Sono una donna rivoluzionaria nera. E per questo sono stata imputata e sono stata accusata di ogni presunto reato al quale si pensa possa partecipare una donna. Di presunti reati nei quali si presume siano coinvolti solo uomini, sono stata accusata di averli organizzati. Hanno affisso manifesti che mi raffigurano negli uffici postali, negli aeroporti, alberghi. Auto della polizia, metropolitana, banche, televisione, giornali hanno offerto più di 50.000 dollari per la mia cattura e hanno dato l'ordine di spararmi a vista e sparare per uccidere. Sono una rivoluzionaria nera e per definizione questo mi rende parte del Black Liberation Army. Gli sbirri. Hanno usato i loro giornali e le loro televisioni per dipingere il Black Liberation Army come vizioso, brutale e pazzo criminale. Ci hanno chiamati banditi e donne di banditi e ci hanno paragonati a personaggi come John Dillinger e Ma Baker. Dovrebbe essere evidente e deve essere evidente a chiunque sia in grado di pensare, vedere o sentire. Che noi siamo le vittime, le vittime e non i criminali. Dovrebbe anche esserci chiaro chi sono i veri criminali. Nixon e i suoi complici hanno assassinato centinaia di fratelli e sorelle del terzo mondo nel Vietnam, in Cambogia, Mozambico, Angola, Sudafrica. È stato provato dal Watergate. I massimi esponenti del governo in questo paese sono un branco di criminali bugiardi. Il presidente, due procuratori generali, il capo dell'FBI, il capo della CIA e metà del personale della Casa Bianca erano implicati nell'affare Watergate. Ci chiamano assassini. Ma non siamo stati noi quelli che hanno ucciso più di 250 uomini, donne, bambini, neri, inermi e ferito altre migliaia negli scontri che loro hanno provocato negli anni Sessanta. I padroni di questa nazione hanno sempre considerato la loro proprietà più importante delle nostre vite. Ci chiamano assassini, ma non eravamo noi i responsabili per i 28 fratelli detenuti e i 9 ostaggi assassinati ad Attica. Ci chiamano assassini, ma noi non abbiamo assassinato e ferito più di 30 studenti neri inermi nella Jackson State e neppure nella Southern State University. Ci chiamano assassini, ma per noi. No, ma noi non abbiamo ucciso Martin Luther King, J. Emmett Till, Magder Evers, Malcolm X, George Jackson, Nat Turner, James Cheney e molti altri. Noi non abbiamo ucciso, sparando alle spalle, la sedicenne, la sedicenne Rita Lloyd, l'undicenne Ricky Bodder e Clifford Glover di dieci anni. Ci chiamano assassini, ma noi non controlliamo o diamo forza ad un sistema di razzismo ed oppressione che uccide sistematicamente la gente nera e del terzo mondo. Anche se si stima che i neri ammontino a circa il 15% dell'intera popolazione americana, almeno il 60% delle vittime di assassini sono neri. Per ogni sbirro ucciso, nel cosiddetto adempimento del dovere, ci sono almeno 50 neri assassinati dalla polizia. La vita media dei neri è nettamente inferiore a quella dei bianchi e questi fanno del loro meglio per ucciderci prima ancora che siamo nati. Veniamo bruciati vivi in appartamenti trappole incendiarie. I nostri fratelli e sorelle muoiono ogni giorno per overdose di eroina e metadone. I nostri bambini muoiono di saturnismo. Milioni di neri sono morti in seguito a carenze di cure mediche. Questo è un assassino. Ma loro hanno la sfrontatezza di dichiarare noi assassini. Ci chiamano rapitori. Ma il fratello Clark Square. Che come me è accusato di aver ucciso un agente della polizia dello stato del New Jersey, è stato rapito il 2 aprile 1969 dalla nostra comunità nera e tenuto in ostaggio per una somma di un milione di dollari nel processo per cospirazione contro le Panther 21 di New York. È stato prosciolto il 13 maggio 1971 insieme a tutti gli altri dai 156 capi di accusa per cospirazione da una giuria che ci ha messo meno di due ore per deliberare. Il fratello Squire era innocente eppure è stato rapito dalla sua comunità e dalla sua famiglia. Più di due anni della sua vita gli sono stati rubati, ma loro chiamano noi rapitori. Noi non abbiamo rapito le migliaia di fratelli e sorelle tenuti prigionieri nei campi di concentramento americani. Il 90% della popolazione carceraria in questa nazione è gente nera o del terzo mondo che non si può permettere né cauzione né avvocato. Ci chiamano ladri e banditi, dicono che rubiamo, ma non siamo stati noi che abbiamo tolto milioni di neri dal continente africano. Ci hanno rubato la nostra lingua, le nostre divinità, la nostra cultura, la nostra dignità umana, il nostro lavoro le nostre vite. Ci chiamano ladri, ma non siamo noi che distruggiamo ogni anno miliardi di dollari con l'evasione fiscale, l'imposizione illegale dei prezzi, le appropriazioni in debiti, le frodi ai danni dei consumatori, le bustarelle, le tangenti e le truffe. Ci chiamano banditi, ma quando un nero prende la sua busta paga, la maggior parte delle volte viene derubato. Ogni volta che andiamo a fare la spesa nel negozio di quartiere veniamo derubati ed ogni volta che paghiamo l'affitto il proprietario ci punta una pistola alle spalle. Ci chiamano banditi, ma noi non abbiamo derubato e assassinato migliaia di indiani strappandoli dalla loro terra natia per poi chiamarci pionieri. Ci chiamano banditi, ma non siamo stati noi che abbiamo rubato all'Africa. All'Asia e all'America Latina le loro risorse naturali, la loro libertà, mentre i loro popoli stanno morendo di fame. I padroni di questa nazione e i loro tirapiedi si sono macchiati di alcuni dei più brutali e depravati crimini della storia. Loro sono i banditi, loro sono gli assassini e loro dovrebbero essere trattati come tali. Questi maniaci non sono adatti a giudicarmi, a giudicare Clark o qualsiasi altro nero sottoprocesso in America. I neri dovrebbero e inevitabilmente dovranno determinare il nostro destino. Ogni rivoluzione nella storia è stata compiuta mediante azioni, anche se le parole sono indispensabili. Dobbiamo creare scudi che ci proteggano e lance che colpiscano i nostri nemici. I neri devono imparare adesso a lottare lottando. Dobbiamo imparare dai nostri nemici. Voglio scusarmi con voi, fratelli e sorelle neri, per essermi trovata sull'autostrada del New Jersey. Avrei dovuto saperlo. L'autostrada è un punto di controllo dove i neri vengono fermati, perquisiti, vessati e assaliti. I rivoluzionari non dovrebbero avere mai così tanta fretta a prendere decisioni avventate. Chi corre quando non c'è il sole inciamperà molte volte. Ogni volta che un combattente per la libertà nero viene assassinato o catturato, gli sbirri tentano di creare l'impressione di avere schiacciato il movimento. Distrutto le nostre forze, eliminato la rivoluzione nera. Gli sbirri tentano anche di dare l'impressione che solo 5 o 10 guerriglieri siano responsabili per tutte le azioni rivoluzionarie che vengono eseguite in America. Questa è una sciocchezza, questo è assurdo. I rivoluzionari neri non provengono dalla Luna. Noi siamo un prodotto della nostra situazione, plasmati dalla nostra oppressione. Siamo stati costruiti in serie nelle strade dei ghetti in posti come Attica, San Quentin, Belfort Hills, Love Worth e Sing Sing. Stanno producendo migliaia come noi, molti veterani disoccupati neri e madri che fruiscono dell'assistenza sociale stanno unendosi alle nostre fila fratelli e sorelle di tutti gli strati sociali che sono stanchi di soffrire passivamente formano il black liberation army c'è ci sarà sempre fino a quando ogni uomo ogni donna ogni bambino nero non sarà libero un black liberation army la principale funzione del Black Liberation Army in questo momento è di dare il buon esempio, di combattere per la libertà nera e prepararsi per il futuro. Dobbiamo difenderci e non permettere a nessuno di mancarci di rispetto. Dobbiamo conquistare la nostra libertà con ogni mezzo necessario. È nostro dovere combattere per la nostra libertà, è nostro dovere vincere. Dobbiamo amarci e sostenerci l'un l'altro. Non abbiamo nulla da perdere se non le nostre catene. Dobbiamo combattere, dobbiamo continuare a combattere nello spirito di Ronald Carter, William Christmas, Mark Clark, Mark Essex, Frank Evey Fields, Woody Changa o Lugala Green. Fred Hampton, Lil Bobby Hotton, George Jackson, Jonathan Jackson, James McLean, Harold Russell, Said Malik Sakur, Anthony Kumu, O Luglala White. Il carcere aveva un mucchio di regole, la, la maggior parte delle quali stupide. Non erano ammessi giornali o riviste. Quando chiesi perché non potevamo leggere i giornali mi risposero che i giornali potevano infiammare. Ovviamente se qualcuno leggeva nel giornale che sua sorella era stata violentata avrebbe aspettato che il violentatore finisse in carcere per fargliela pagare fisicamente. Eppure, protestai, gli altri prigionieri guardano la televisione e ascoltano la radio. A me non era concesso neppure questo. In questo modo possono ricevere lo stesso tipo di informazioni o con le visite dei parenti. Se la metti così mi rispose la guardia: non permettiamo che tu legga i giornali perché sono un pericolo d'incendio. Una delle regole più tristi vietava i bambini di andare a trovare le loro madri in carcere. Vedevi i bambini aspettare fuori, guardare verso quell'orrendo vecchio edificio con facce tristi, frustrate. Le madri correvano all'unica finestra che dava sul parcheggio per riuscire almeno a intravedere i loro bambini. Gridavano dalle finestre, benché proibito, e di tanto in tanto qualcuna veniva trascinata via. Qualche volta le loro grida disperate non venivano sentite. Lentamente imparai a conoscere le altre donne. Erano tutte molto gentili con me e mi trattavano come una sorella. Risero come delle pazze quando raccontai che le guardie mi avevano detto di dovermi proteggere da loro. In quei primi giorni, prima che imparassi veramente a fare le cose con un'unica mano, facevano tutto il possibile per rendermi le cose più facili. Si offrivano di stirare la mia uniforme e la intru intrufolavano nella lavatrice perché fosse lavata più di una volta alla settimana. Quando mi dissero di cosa erano state accusate e le pene che stavano scontando non ci potevo quasi credere. Alcune erano detenute per attività nel campo delle, delle, delle lotterie illegali, sei mesi o un anno. A New York finire in carcere per il lotto illegale era praticamente inaudito, e certamente non per sei mesi o un anno. Tutti sanno che le scommesse ingrassano gli sbirri. Queste donne... Non avevano fatto male a nessuno e neppure rubato, eppure stavano in carcere, probabilmente fregate dagli stessi sbirri che avevano pagato. L'unico loro crimine era aver fatto concorrenza alla lotteria di Stato. Molte di loro erano già state condannate. Se la sentenza non superava un anno, la pena veniva scontata nel carcere della contea invece che nel penitenziario di Stato. Se mi fossi immaginata di trovare in quel luogo i cosiddetti criminali incalliti o donne bandito o donne gangster di alto livello, sarei rimasta delusa. Le altre donne che non erano dentro per le scommesse lo erano per piccoli furti, come furti nei negozi o pagamenti con assegna vuoto. Molte di queste sorelle usufruivano dell'assistenza sociale e non ce la facevano arrivare a fine mese. I tribunali non avevano mostrato alcuna pietà nei loro confronti. Poco dopo il mio arrivo in carcere, avevano portato dentro una sorella che era incinta di otto mesi ed era stata condannata a un mese per aver rubato qualcosa che valeva meno di venti dollari. Poi arrivò nel carcere anche una sorella di mezza età, veniva solo per il weekend, durante la settimana lavorava e scontava una condanna a sei mesi per guida in stato di ebbrezza. Sapendo che una donna bianca con la stessa accusa non sarebbe stata mai condannata, pensai che fosse una punizione dura, ma non mi resi conto di quanto lo fosse veramente fino a quando mi raccontò che era stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nel cortile della sua casa non si trovava nemmeno su una strada pubblica. Mi raccontò che gli sbirri l'avevano arrestata perché non era piaciuto il modo in cui essa aveva rivolto loro la parola. In carcere non era affatto raro vedere arrivare una donna pestata a sangue. In questo caso l'unica accusa era resistenza all'arresto. Portarono dentro una notte una sorella portoricana. Era stata picchiata così duramente dagli sbirri che la capo reparto di turno non voleva neppure am am ammetterla. Non voglio che muoia mentre sono in servizio, continuava a dire. Ci sono voluti dei giorni prima che quella sorella si rimettesse in piedi. Nonostante tutte le difficoltà, le sorelle sapevano creare una buona atmosfera. Raccontavano delle storie divertenti sulla propria vita, su cose che avevano visto o vissuto. Alcune avevano un talento naturale per la commedia. Quello che mi stupiva di più era il modo in cui raccontavano le storie più tristi di questo mondo, facendoti però ridere tutte quante. Ragazze, quel negro gironzolava sempre intorno alla mia borsa e mi rubava i soldi. Era tutto quello che sapeva farsene: era buttarlo alle corse. A volte mi faceva desiderare d'essere un cavallo. Un giorno però gli ho sistemato il culo, mi sono rotto di tutto quel casino, scommetti che non ferregherà per un bel po' di tempo nella borsa di qualcuno? Gli ho infilato una trappola per topi a Ruffiano. Ragazze, avreste dovuto sentire come urlava quel negro. Mio marito e io litigavamo sempre, come cane e gatto, e lui era geloso da morire. Una sera siamo andati in un bar e lui si è sbronzato e si è messo in testa che me la stessi facendo con un tipo del bar. Non appena usciti mi è saltata addosso come un gorilla su una banana. Mi ha picchiato così forte da farmi cadere di bocca alcuni denti. Dai, aspetta un attimo! Ho detto a quel pazzo. Non litighiamo adesso, che non ce li ho i 400 dollari da spendere per i denti finti. Caspita se eravamo sbronzi, come delle spugne. In ginocchio per terra quasi un'ora a cercare quei denti. E quando il pazzo mi è, li ha trovati, ha detto che i denti avevano fatto un salto e avevano cercato di morderlo. Caspita, Dio se era pazzo. Potevo ascoltare queste storie solo quando la porta esterna era aperta. Durante il giorno c'era un agente femminile dell'ufficio dello sceriffo piazzata davanti alla mia cella. Quando c'era lei, di solito la mia porta restava aperta. Per tutto il tempo che sono rimasta in quel carcere ho visto pochissime donne bianche. Le poche che venivano messe dentro ci restavano solo poche ore o giorni e poi erano rilasciate. Venne una donna bianca che era stata beccata sull'autostrada con 22 kg di marijuana. Eravamo tutte curiose di sapere a quanto l'avrebbero condannata. Poi abbiamo scoperto che era stata rilasciata sulla parola, cioè senza neppure la cauzione. Una delle condizioni per essere rilasciati sulla parola nel New Jersey era la residenza nello Stato. La donna viveva nel Vermont, ma nessuno se ne stupì veramente. Era una donna bianca. Stava impazzendo in quella piccola cella. Gli unici momenti in cui mi facevano uscire era per le visite e per vedere il cosiddetto dottore. Sono sempre stata attiva e requieta ed essere rinchiusa tutto il giorno in quella gabbia mi mandava in bestia. Avevo bisogno di sgranchirmi le gambe. Incominciai a correre in tondo per la cella. Correva fino a quando era esausta. Dopo due o tre giorni che avevo cominciato a farlo, venne la guardia, la signora puttana, accompagnata da alcuni agenti. Abbiamo saputo che corri nella tua cella, disse. Devi smettere subito questa attività. Cosa? Perché? Perché disturbi la gente al piano di sotto. Che gente? C'è un ufficio di sotto e tu disturbi la gente che lavora siete pazzi non li disturbo di certo non corro così a lungo se mi fate uscire in cortile a fare gli esercizi con le altre donne allora smetterò di correre in cella ti ordino di smettere di correre in cella non mi ricordo di essermi mai arruolata nel tuo esercito dissi quando mi arruolerò allora potrai darmi degli ordini se ne andò su tutte le furie e io Continuai a correre e così finì questa storia. Comunque devo ringraziarla, se non fosse venuta a, a importunarmi, forse avrei smesso nel giro di un paio di giorni di correre in tondo in quel piccolo spazio.